Presidente Giampieri, oggi incontro qui in Regione a Pescara per parlare del progetto di riqualificazione del porto di Pescara, un progetto che va avanti. Ci eravamo tutti resi conto che bisognava intervenire in maniera strutturale sulla costruzione proprio del porto e tutte queste manovre che vorranno e porteranno un po' di tempo e un po' di pazienza da parte degli imprenditori e anche da parte della cittadinanza, ma la finalità è quella di mettere e creare una infrastrutturazione che renda Pescara e il suo porto competitivo all'interno dello scacchiere dell'Adriatico, che diventa sempre più importante a livello commerciale, economico e turistico. Qualche settimana fa lei aveva partecipato presso la direzione marittima di Pescara ad un incontro e si era parlato proprio in occasione di questo incontro di lavori che sarebbero partiti a breve per la messa in sicurezza delle banchine. Conferma che questi lavori partiranno nelle prossime settimane? Guardi, questo stiamo proprio in questi giorni discutendo con la Regione Abruzzo, perché secondo noi questi sono i primi grandi segnali di una rinascita, soprattutto di una volontà condivisa da parte di enti e istituzioni di far rinascere il porto di Pescara. Sono, secondo me sono comportamenti che devono trovare unità tra tutti, perché parlare di porto vuol dire parlare di economia. I lavori che abbiamo presentato sono lavori effettivi, noi ci vogliamo in qualche modo impegnare tutti, perché quello che a parole si è sempre detto, il porto di Pescara è molto importante, possa diventare nei fatti il porto di Pescara veramente molto importante.